Allora, io non ho da aggiungere nulla alla presentazione perfetta che ha fatto Clarissa sulle informazioni per lo più tecniche di contenuto delle carriere all'interno della Commissione e nelle istituzioni. Quello che posso cercare di fare oggi è di tradurre un pochino in modo pratico l'oggetto di uno stage o l'oggetto del lavoro di chi lavora all'interno delle istituzioni, facendovi una panoramica di quello che fa la rappresentanza a Milano, cioè l'ufficio della, voi sapete che la Commissione ovviamente ha sede a Bruxelles, ma in ogni Stato membro c'è una rappresentanza che ha proprio lo scopo di avvicinare gli studenti e i cittadini e il territorio alle istituzioni, per cui comunque è innegabile che ci sia una distanza, spesso si avverte, è un momento di forte critica nei confronti delle istituzioni, considerando che l'Italia da sempre è stato il paese quasi più europeista in termini di classifiche e di sondaggi dell'Eurobarometro e ora credo sia quasi l'ultimo. Pertanto le rappresentanze svolgono un ruolo importante proprio per dialogare, come stiamo facendo stamattina, come si fa spesso in tante altre occasioni, in tanti altri eventi in cui appunto si cerca di portare il punto di vista della Commissione europea in modo più vicino, in modo più diretto. Allora, come vi dicevo, la rappresentanza a Milano della Commissione europea, che non è l'unica perché appartiene appunto all'insieme della rappresentanza in Italia che ha sede a Roma, dipende dalla direzione generale comunicazione. Voi sapete che la Commissione europea, che è l'esecutivo delle istituzioni, è composta da tante direzioni generali, che è un po' come fossero i ministeri, no? di uno Stato. Ogni direzione generale si occupa di un argomento, di una materia. Bene, le rappresentanze, appunto, poiché devono comunicare l'Europa, dipendono dalla DGCOM. Ha sede in Corso Magenta e nasce nel 1981. Si trova all'interno del Palazzo delle Stelline. Tra l'altro approfitto per ricordarvi che di fianco agli uffici della rappresentanza della Commissione ci sono anche quelli del Parlamento europeo, che ha un ufficio a Milano, oltre che a Roma, per cui, ed entrambi, adesso io mi concentro sulla Commissione, sono aperti al pubblico tutte le mattine, per cui se voi avete motivi che vi spingono a chiedere informazioni e volete anche passare di persona, sappiate che potete farlo senza appuntamento, perché tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 i nostri uffici sono aperti. Sono aperti per rispondere alle vostre domande, sia sulle carriere, che però, come diceva Clarissa, il punto di vista tecnico è sempre quello di EPSO, cioè se voi avete un dubbio su come compilare un'application dovete sempre rivolgervi a EPSO perché è l'ufficio di selezione del personale. Però se volete sapere se ci sono concorsi aperti, se volete sapere dove si trovano le informazioni, oppure informazioni generali sull'Unione Europea, a volte non so, possono servirvi per motivi di studio, per fare delle piccole tesine, da noi potete reperire il materiale. Anche divulgativo, cioè anche pubblicazioni che possiamo lasciarvi perché sono gratuite e sono per il largo pubblico. Oltre che ad informazioni sull'utilizzo di alcune banche dati che magari non tutti conoscono, ma soprattutto per chi magari fa studi giuridici possono essere utili nell'ambito del reperimento di informazioni legislative a livello europeo. Quindi insomma, informazioni a 360 gradi. Anche sui finanziamenti, sulle possibilità di finanziamento, sui programmi che vi interessano di più, cito Erasmus Plus che tutti voi conoscete, ma ce ne sono altri che magari passano un pochino più in sordina e sono altrettanto opportunità valide per voi, tipo il Corpo Europeo di Solidarietà, tipo il Servizio Volontario Europeo. Sono tutti strumenti che possono avvicinarvi dal di dentro a un'opportunità, semplicemente anche solo di confronto, perché comunque si sceglie di andare in un altro paese se si fa uno SVEA o anche se si lavora all'interno del corpo per un breve periodo. E questo ti può fare anche capire se a te piace questo genere di esperienza. Allora, come vi dicevo prima, la rappresentanza appunto cerca di dare informazioni, no? Sulla Commissione, sulle istituzioni, su quello che sta succedendo, sui vantaggi, sui diritti dei cittadini e degli studenti.
spesso l'informazione è un po' traslata, no? Attraverso i giornali e le TV e i telegiornali. Pertanto, se si arriva alla fonte, questo è proprio un invito di cercare di non basarvi sulla notizia letta, ma di andare anche un po' a fondo a quello che ci sta dietro, per avere delle informazioni corrette. Lavora appunto con le istituzioni italiane, con gli enti locali, le associazioni di categoria, le scuole, i dirigenti scolastici, insomma tutte le persone che ha un ruolo anche importante per quanto riguarda l'assistenza alle visite dei commissari. Voi sapete che ci sono i commissari europei, ognuno di questi ha un portafoglio, spesso vengono in visita in Italia come in altri paesi e la rappresentanza li assiste, li accompagna nell'ambito di quello che loro devono fare. Di solito parlano i ragazzi, molto spesso si organizzano dei citizen dialogue, sono dei dialoghi con i cittadini in cui il commissario si mette a disposizione degli studenti, delle persone e risponde alle domande, oppure tiene questo è Katainen, lo vedete, che parlava alla Bocconi, e quindi insomma si assiste il commissario nelle sue visite in Italia. La rappresentanza organizza appunto anche degli eventi di formazione, dei seminari un po' a tutti i livelli, sia con le autorità locali e regionali che con altre istituzioni pubbliche e private, ma anche con studenti e con ragazzi che magari stanno facendo progetti particolari, hanno bisogno di una formazione. E l'anno scorso abbiamo creato una piccola rete di giovani, adesso non voglio creare un caso di omonimia, ma di giovani ambasciatori europei per poter sensibilizzare i ragazzi è stata un'azione, una grossa azione che si è chiamata Primavera dell'Europa, dove questi giovani ambasciatori europei formati da noi, in parte erano ragazzi che hanno fatto lo stage in rappresentanza, quindi conoscevano già dal di dentro il funzionamento delle istituzioni, si erano appassionati e ovviamente erano appunto europeisti, per cui volevano portare avanti questo discorso poi a prescindere dalla fine del periodo di stage. Per cui abbiamo formato questa piccola rete di giovani ambasciatori europei per andare a parlare ai ragazzi di quarta e quinta liceo in ordine alle elezioni che si erano svolte, lo sapete, l'anno scorso alle europee. Ed è stata una bella esperienza perché abbiamo visto che intanto ragazzi giovani come voi che parlano a ragazzi un pochino più piccoli è una cosa bella perché crea più sinergia e soprattutto c'è più un rapporto quasi paritario e quindi è stata una bellissima azione. Ecco, questo era per citarvi un esempio di azione della Commissione rivolta ai giovani. L'ufficio della rappresentanza è articolato in tre settori, li spiego brevemente perché a questo punto io cerco di restringere il campo rispetto a quello che ha detto Clarissa, spiegandovi invece quali sono le possibilità di stage presso la nostra rappresentanza. Allora, sono un po' diversi. In questo senso, si definiscono atipici proprio perché, al contrario del Blue Book, si svolgono durante il ciclo di studi universitari, quindi sono curriculari, durano 3 mesi, ma a tutti gli effetti costituiscono uno stage presso la Commissione. Pertanto io lo dico perché è giusto chiarirlo, chi si offre con una candidatura spontanea oppure attraverso l'ufficio placement della propria università per fare lo stage in rappresentanza a Milano, poi se viene selezionato e fa lo stage non può più postulare per fare lo stage in un'altra istituzione, tantomeno il Blue Book, perché è a tutti gli effetti uno stage presso un'istituzione europea. Allora, la rappresentanza Milano ha molte convenzioni con molte università, quindi il meccanismo è questo, chi è interessato
o manda una candidatura spontanea inviando un CV, una lettera motivazionale alla rappresentanza Milano, di cui dopo lascio la mail, oppure si rivolge al proprio ufficio placement o stage dell'università, che pubblica i posti quando noi abbiamo bisogno di reclutare appunto nuovi stagiaire. Non abbiamo dei calendari previsionali, a differenza del Blue Book, ma questo ci consente di avere molta flessibilità nell'inserimento, anche perché durando 3 mesi abbiamo molto più turnover, per cui potenzialmente appunto il numero dei ragazzi selezionati durante l'anno è più alto rispetto ai numeri per cui si viene selezionati per un Blue Book. E vi dicevo, i settori della rappresentanza sono 3: documentazione, comunicazione e ufficio stampa. Documentazione significa che l'attività principale è quella di dare informazioni al grande pubblico, a chi ci scrive tutti i giorni per mail o chi ci telefona, per cui le informazioni si danno facendo delle ricerche mirate, non così a caso, ovviamente, e questo richiede un lavoro di studio, un lavoro di riferimento, come vi dicevo, delle fonti, di sapere consultare le nostre banche dati e quindi al fine di dare una risposta sempre scritta il più precisa possibile. La documentazione si occupa anche dei rapporti con le scuole, come vi dicevo, l'azione degli ambasciatori europei, la primavera dell'Europa, le lezioni e i seminari organizzati dagli studenti negli incontri con le scuole o addirittura le scuole che vengono da noi. E poi appunto documentazione perché movimenta tutte le pubblicazioni edite dalla Commissione sul territorio. Una parte sono gratuite, altre sono a pagamento e a quel punto si acquistano attraverso il sito ufficiale dell'Ufficio delle Pubblicazioni, ma quelle gratuite, se sono disponibili, potete chiedercele e noi, se le abbiamo, ve le spediamo gratuitamente. Ovviamente la carta si completamente persi. Missing. Dove sono gli experts? Ok. Experts. Tanto bella questa opportunità qua però, eh? C'è questa di un seminario curricolare che fai domanda quando vuoi, non un seminario. Eccoli. Vi vedo immobili, ci siete, ok. Stavamo commentando in attesa che ci piace questa cosa della flessibilità e del momento in cui si può fare domanda in qualunque momento. Forza. Ma di nuovo. Cioè, siete sullo schermo, voi ci sentite? Sì, noi vi sentiamo. Ok, allora potete andare avanti perché vi vediamo. Ok, l'ufficio appunto comunicazione è quello che si occupa della parte social, quindi Facebook, Twitter e tutti i canali di comunicazione social, e se volete potete seguirci sui canali Chiocciola Europa in Italia. Questo è l'indirizzo della newsletter della rappresentanza della Commissione Europea in Italia e offre una panoramica degli eventi che si svolgono sul territorio in cui la Commissione partecipa, offre tutta la sezione per i posti vacanti e le informazioni più attuali, ovviamente settimanalmente gratuita, se volete vi potete iscrivere. Infine c'è l'ufficio stampa che si occupa di avere rapporti con i giornalisti e con i media locali e organizzando delle conferenze stampa quando è il caso con i membri della commissione. Bene, vi dicevo, lo stage che si svolge all'interno della rappresentanza, quando voi a seconda di come postulerete, se avrete occasione, voglia, interesse a farlo, potete anche esprimere la preferenza del settore in cui venire inseriti.
addirittura appunto le università di solito pubblicano già il posto in cui noi abbiamo necessità di inserire, quindi a volte il settore è già specificato. Però se così non fosse, ognuno è libero anche di specificare un po' il settore di suo interesse. Ovviamente anche se si finisce a lavorare in un settore di documentazione, questo non significa che non si abbia poi una panoramica di tutto quello che si fa all'interno della rappresentanza, perché i settori collaborano molto strettamente e quindi è anche proprio bello vedere i ragazzi che a volte aiutano quelli degli altri settori a fare un lavoro, quindi c'è molto interscambio, c'è molto lavoro di gruppo, c'è molto interesse a appunto diciamo mettere un po' il naso in quello che fanno i vari settori, perché è un'attività varia ed è molto molto frenetica soprattutto in certi periodi. L'ufficio stampa tutte le mattine fa una rassegna stampa sulla stampa regionale da inviare a Bruxelles, che è un prodotto molto prezioso perché dà un punto di vista veramente molto stretto del nostro paese ai servizi della Commissione, per cui i ragazzi alla mattina sono impegnati sulla rassegna stampa e poi procedono con l'attività ordinaria dell'ufficio. Qui trovate l'indirizzo, trovate la mail come repmil@ec.europa.eu a cui inviare il CV nel caso in cui volete fare una candidatura spontanea con una lettera motivazionale. Altrimenti, come vi dicevo prima, potete rivolgervi all'ufficio stage della vostra università. Io vi invito a scriverci anche se avete bisogno di informazioni aggiuntive, non esitate e noi vi risponderemo su questo come su altri temi. Vi ricordo che c'è una rete che si chiama Europe Direct che aiuta e è sempre un punto di informazione per i cittadini, e c'è una rete dei centri di documentazione europea che supportano proprio i ragazzi e gli studenti nella redazione delle tesi. Quindi anche qualora abbiate bisogno magari di una bibliografia un pochino più strutturata, eccetera, ricordatevi che questa rete è costituita dalla Commissione proprio per supportare gli studenti in questo tipo di cose. Bene, io vi ringrazio, vi invito anche a passare di persona, seguite appunto gli eventi della rappresentanza in modo da poter entrare un pochino più dal di dentro alla vita delle istituzioni. Grazie mille.